Non sarebbe stato un incendio doloso, ma un incidente. Le prime risultanze delle indagini in atto sul rogo al Consorzio Ionico Ortofrutticolo sembrerebbero propendere per questa ipotesi. Dalle immagini della videosorveglianza, sul momento dell'innesco delle fiamme, infatti, non emergerebbe nessuna mano criminale, ma probabilmente un cortocircuito in un macchinario per la lavorazione dei kiwi. Tira un sospiro di sollievo la città di Eboli, che temeva possibili incursioni della malavita. Le indagini continuano, ma la situazione sembra migliorare anche sul fronte del danno ambientale. Il sindaco Mario Conte cerca di tranquillizzare sulle possibili ripercussioni della nuvola di fumo acre sulla salute dei cittadini. Dalle prime notizie, dalle prime analisi che l'ARPAC mi ha trasmesso, mi ha comunicato, non c'è un problema per quanto riguarda l'aria. Quindi non hanno riscontrato problemi di inquinamento dell'aria. Per quanto riguarda invece i terreni, noi non siamo molto preoccupati. Io, anche se ho fatto un'ordinanza che ho vietato la raccolta, il consumo e la vendita di prodotti ortofrutticoli che fossero coltivati a pieno campo, però sia l'area circostante l'azienda è completamente coperta a serre, quindi sono tutti prodotti sotto serre. Per quanto riguarda poi la possibilità di una ricaduta dei fumi sul terreno, sui terreni, abbiamo verificato già la sera stessa dell'incendio che il vento forte ha trasportato oltre il fumo, quindi non è ricaduto, diciamo, nelle vicinanze dell'azienda o nelle prossime vicinanze. Mi pare che anche dalle prime indagini questo dato viene confermato, quindi da questo punto di vista, diciamo, non siamo preoccupati, però ovviamente aspettiamo le analisi dell'ARPA, che poi prenderemo eventualmente altri provvedimenti.